Ok. La caduta di Harry non ebbe conseguenze, ma egli decise di affrontare la sua paura dei dissennatori. Il professor Lupin si era offerto di aiutarlo con lezioni antidissennatore. Chiese allora a Lupin notizie su Subito. Sirius Black, l'uomo che era stato il migliore amico del padre e che aveva venduto James e Lily a Voldemort. Il professore sembrò alquanto riluttante a discutere dell'argomento. Meglio concentrarci sulle lezioni antidissennatore. Io ho bisogno di Non possiamo salvare. portare un vero dissennatore nel castello, per cui ci accontenteremo di un molliccio. Il Ok. molliccio assumerà la forma di ciò che temi di più, il che nel tuo caso, Harry, vale a dire un dissennatore. Facciamo pratica con un bersaglio. Punta la bacchetta contro il bersaglio e tieni premuto il pulsante sinistro per caricare l'incantesimo. Un anello di luce si sposterà sul tuo braccio. Per Che ottenere un figata. lancio perfetto, rilascia l'incantesimo proprio mentre l'anello passa sopra la tua bacchetta. Ok. Provaci. La parola da utilizzare è Expecto Expecto Patronum. Patronum. Che spettacolo. Va bene. Ah, ok. E dagliela. Expecto Patronum! Ottimo lancio, Harry. Ancora due e sarai pronto per procedere. Aspettate. Expecto Patronum! Così, Harry. Ancora uno. Expecto Patronum! E vai. Fantastico. Tre lanci perfetti, Harry. Ora sei pronto per la prossima fase della lezione. Esplora le stanze circostanti e sii pronto a usare l'incanto Patronus su un molliccio. Expecto Vabbè. Patronum! Expecto Patronum! Boh, volevo vedere se faceva qualcosa. Ok, qua non c'è niente. Fammi salvare. Ho bisogno di sorso di salvare. Alohomora! Non mi fanno salvare, ragazzi, è un problema, perché se non salvo è un casino. Depulso! Ok. Depulso! Depulso! Vabbè, tanto ci fanno fare anche comunque altre cose, stavo notando. Questa qua cos'è? Lo stemma di serpe verde? Ah no, dei draghi. Ho detto di... cioè, mi sembrava di serpe verde. Ok, qua niente. Andiamo giù di qua. Ok, caramella profusion. Alohomora! Cioè, gelatina, scusate. Ok. Oh, un altro. Depulso! Magari mi dà altri calderotti, sì, calderotti. Con questa lana, ragazzi, abbiamo preso, penso, quasi tutte le parole d'ordine, suppongo. No, vabbè, quasi tutte no, però tre quasi le abbiamo già prese. Quindi è già ottima sta cosa qua. Che tre quasi siamo riusciti a prenderle. Qua sopra non posso farci niente, vai. Ah, qua quanti... Niente, non ci sono enigmi. Perfetto. Qua è solamente piglia più roba possibile e scatenati. Praticamente, penso sia questo qua il fine del gioco. Si può salvare? Perfetto, ragazzi. Ok, allora, vediamo un pochettino come siamo messi, ragazze. Qua sembra il posto dove c'erano... Ecco. Qua ci sono i mollicci, naturalmente. Sembrava il posto dove c'erano. Dove c'era il. Come Un si chiama? dissennatore! No, Lo Harry, specchio. concentrati. Il molliccio ha assunto le sembianze di Del un primo. dissennatore per Però in sfruttare le realtà è tue un paure. molliccio. Presenza delle creature probabilmente ti impedirà di muovere. Evoca un Patronus perfetto contro un molliccio per bloccarlo temporaneamente. Fai dei lanci perfetti contro tutti i mollicci presenti prima che l'effetto dell'incantesimo si dissolva. Mizzica, c'ha un audio pazzesco, ragazzi, scusate. C'è anche una figurina da E che collezione. non so come abbassarlo quel pezzo di questa cosa qua, praticamente. Ok, qua i mollicci li abbiamo battuti giù malamente. Altre cose non ne vedo. No! Attenzione! Cosa? Oh no!
fatta. Non so che cosa è successo, però... Perdonami per il trabocchetto e le altre cose. Erano necessari per capire come reagiresti se i dissennatori ti cogliessero di sorpresa. Bene, ma che strunz! Grazie, professor Lupin. Ma scusate, ma che strunz che è stato Lupin? Minchia, poi che casino che fanno sti cavoli dissennatori. Antidissennatori, Harry chiese al professor Lupin se era vero che Sirius Black e suo padre erano stati amici. Il professor Lupin, qualche baga grafico dalla domanda, disse solo che un tempo conosceva Sirius, o meglio, credeva di conoscerlo. Intanto Hermione è depressa. Crosta non c'è più! E sapete che cosa ho trovato per terra? Peli di gatto! Ecco. Peli di gatto arancioni! Magari erano i tuoi capelli. Non vorrei insinuare che grattastinchi! Non vorrei insinuarlo, eh! Metteranno a morte Fiero Becco per l'aggressione a Malfoy! No! Non possono farlo! Questa è opera Cavolo. Di Malfoy! È lui quello che dovrebbe essere punito! Deve esserci qualcosa che possiamo fare! Un appello! Basta che non mi fate guidare di nuovo Fiero Becco! Un caso sulle provocazioni agli ipogrifi! Cerchiamo in biblioteca! Ok. Io verrò con voi, ma sappi che ne ho abbastanza del tuo orribile gatto, Hermione. Bella. Mi chiedo dove sia Madama Pince. Che grattastinchi abbia preso anche lei. Sì, e poi? Posso ricercare i libri sulle provocazioni agli ipogrifi. Questa è un'emergenza. Sono custoditi nella sezione giuridica, là. Purtroppo è chiusa. Deve esserci Vabbè. Un modo per cioè, arrivare lassù. Possiamo aprirlo con Alomora, tranquilli, ragazzi. Ma cerchiamo di fare tutto senza cacciarci nei guai. Perché dovremmo finire nei guai? Ecco. Ma soprattutto perché ogni cavolo di volta che arriva qualche mostro fa un casino madornale? È quello che mi stavo chiedendo. Ecco, appunto. Quanti dobbiamo far fuori? Boh. Secondo voi quanti, ragazzi? Ok, basta. Cerca di trovare un modo per farci arrivare alla sezione giuridica, Ron. Va bene. Mi è piaciuto Ron. Ah, perché c'è quel potere lì. Tanto prendiamoci questi due. Poi, allora, vediamo un po' qua se c'è roba. Ah, quello là sopra l'abbiamo guardato? No. Questo niente. Alomora. Qua c'è uno squigno. Che ci servono queste cose. Alomora. Ancora? Perfettissimo. Ottimo. Ok, ci sono stati i rumori. Fa molto Ghostbusters sto pezzo. Ricordate il pezzo della biblioteca? Ebbene sì, fa molto Ghostbusters, ragazzi. Qua vediamo. Depulso. Alomora. E via. Mi sono già dubbio che adesso dovremmo usare sempre... A seconda di chi ha imparato la magia, dovrà utilizzare quella determinata magia nei livelli, diciamo. Boh, adesso vedremo. Ecco, brava Hermione, stai lì sotto che così li prendi tutti. Li prendi tutti, è bellissimo, detta così. Allora, qua sopra non ci possiamo andare, vero? No. Ok. Qua altre cose non ne vedo, qua neanche. Gli araldi, niente. Vai. Chimera di merda. Carpere Tractum. È Carpere Tractum, sì. Ok, ho capito. Vuoi che vada dietro da sopra, va bene. Intanto tiriamo giù qua. Vediamo cosa succede. Una scala della libreria. Che fico. Ok, come mai tipo ci fa adesso utilizzare loro? Cioè, non potevano salire in automatico? Va bene. No, aspetta, non voglio prima aprirli. Voglio prima guardare qua intorno. Tipo questa, ad esempio. E vai. Là secondo me c'è qualcosa, però devo capire come arrivarci.
Oh, ci ho aperto. Ah, due. Allora. Adesso ci penso io, Ron. Voi due controllate che non arrivi nessuno. Se arriverà okay. Madama Pinsti, faremo un segnale. Va bene. Prima o poi capirò il perché non posso fare determinate cose, però va bene. Allora, quattro segreti. Aspettate che prendiamo subito questo. Qua dove si va il bello? Oh, ci sono gli stronzetti. Dai, prendilo. No, dai. Ok, altri due. Perfetto. Vabbè, non riuscivo a scansarmi, cioè me ne stavano tirando addosso. Bella, bella. Aspetta, che qua come al solito abbiamo cose da fare. Zuccotti da prendere. Ma con che enfasi l'ho detto, zuccotti da prendere. Ok, qua quanto... Non ho capito il perché dobbiamo usare il draghetto, ma usiamo il draghetto. Ok, qua in realtà non, cioè, non ho capito il perché vuole che usiamo il draghetto. Cioè, il significato, però vabbè. Andiamo. Biri biri biri. Troppo bello. Voi ragazzi, vediamo un po', come creatura magica chi vi piace di più di Harry Potter? Vediamo un po' se mi sapete rispondere. E dove caspita? Cioè, ma scusate, che cosa devo fare col draghetto? Ah, forse ho capito. Vuole che facciamo questo? Bella. Anche perché non c'è nient'altro da fare. Cioè, o facevo quello, cioè... Erano poche le cose che potevo fare. Ok. Peccato che non si possono aprire cose qua. Uff. Voglio aprire cose. Dai, fatemi cliccare su cose. Ma mica il libro è già preso. Cioè, già qua. Ah, ecco il libro. Perfetto. E ora andiamo da Harry. Ma non ho fatto niente in sta parte qua. Cioè, scusa, le quattro... Hai scoperto qualcosa che ci aiuti nella difesa di Fierobecco? Sì, e ho già consegnato il libro ad Hagrid. Aspetta, ma come hai fatto? Abbiamo appena lasciato. Beh, ho preso una scorciatoia. Alla faccia della scorciatoia. Ora faremo tardi a lezione di incantesimi. Di qua. Ah! Allontanate da me queste cose schifose. Via di qui, è impazzito. Gente che corre via. Da pagina. Oh no. Forse faremmo meglio a dare un'occhiata. No, fermi. Non abbiamo lezione di incantesimi adesso? Sì, ma forse abbiamo il tempo per dare una lezione a quella cosa, qualunque cosa sia. Sì, ok. Sta a te decidere, Harry. No, voglio andare in biblioteca un attimo. Fatemi andare in biblioteca di nuovo. Ecco. Accidenti, è chiusa. Quindi c'avevamo solamente una possibilità di andare in biblioteca, mi volete dire? Dimmi che possiamo riaccedere alla biblioteca, vi prego. Ditemi che si può. Due. Ok, niente qua. E vai. Beh, ragazzi, abbiamo una bordata di roba da usare. Mi verrebbe voglia di andare un secondo su da Ron. Cioè, da Ron, sì, vabbè. Lumos. Quello è su, quello è su. No, andiamo un secondo su dai gemelli, va? Siamo al terzo piano. Ok, andiamo su al sesto, mi sembra che siano. Che ci prendiamo almeno altre... Cioè, usiamo un pochettino la roba che abbiamo, ragazzi, perché... Sinceramente voglio un po' vedere... Settimo. Voglio un po' vedere le cose che ci mancano. Dopo, tipo, che chiami Harry. Ok. Perfetto. Ciao Fred, ciao Giorgio. Ciao ragazzi. Ok. Ho appena ricevuto questa parola d'ordine. Ma non via. So cosa ci sia al di là del ritratto. Questo possiamo prenderlo. Questo non possiamo più prenderlo. Questo ne ho. Ho appena ricevuto questa parola d'ordine. Ma non so cosa ci sia al di là del ritratto.
Ok. Siamo d'accordo. Forse riusciamo a prendere ancora uno. Vediamo, spostati almeno. Ah, sì. Questa parola d'ordine conduce a un segreto di prima qualità. Un segreto, segretissimo e bellissimo. Affare fatto. Ok, ne mancano ancora 5. Mi spiace, Harry. Temo che tu non abbia calderotti a sufficienza. Ok. Quanti ne abbiamo presi? Ne mancano ancora 3. Perfetto, perfetto, perfetto. Non c'è problema. Questo è un vero affare, Harry. Ti faccio un pacchetto? Possiamo prendere anche con le zucche così? Questo è interessante. Vero, Harry? Vediamo quanti. Ah, beh. Affare fatto. In effetti, scusate. Quanti ne possiamo prendere qua? Questo è un vero affare, Harry. Ti faccio un pacchetto? Beh, ma se sono 50 per volta, ragazzi, cioè ne prendo una fucilata. Sì, però, mizzica, non possiamo prenderne più di uno. Cioè, non puoi fartela scappare. Sì, ho capito. Certo, compro di sicuro. Va bene, prendiamo ancora una. Dai, arriviamo a 15, arriviamo. E a questo prezzo, poi? Lo so. Infatti, se me ne fate comprare più di uno, mi fareste anche un piacere, ragazzi. Però, vabbè. Perbacco, George. Come mai 9, il prezzo così basso? Sai, ne mancano ancora. Sì, va bene. Perché dobbiamo arrivare a 15, dobbiamo arrivare. Perbacco, George. Come mai il prezzo così basso? Perbacco. Hai fatto un affare. Ok. Vabbè che li possiamo prendere anche dopo. Proviamo a prenderli dopo, dai. Tanto intanto adesso un pochettino qualcuno l'ho preso. Così siamo tranquilli. E parliamo con i tipi quelli che ci dovevano dare... Fortuna le altre figurine, tipo questa. Vuoi comprare una figurina da collezione? Sì. Siamo d'accordo. Ok, ottimo. Ciao Harry, ci vediamo più tardi. Se ce lo dici con questa veemenza. Se ti interessa qualche figurina da collezione, io ne ho da vendere. Che voce c'ha sto tipo qua, siamo ragazzi? D'accordo. Grazie di tutto, Harry. Minchia, quante ce ne ha tolti di calderotti? Cioè di mi zuccotti. Mi spiace, non puoi permettertela. 60 zuccotti? Mizzica, ragazzi. Che caspita è? Allora, aspettate che devo guardare le figurine. Honoria Natcomb, 1665-1743. Fondò la Società per la Riforma delle Streghe. Ok. Allora, qua mi sembra che l'avevamo vista tutta, no? Aspettate un po', vediamo. Ok, no, è questa qua, allora, che dobbiamo vedere ancora. Dorcas Well-Beloved, 1812-1904. Fondatrice della Società per le Streghe Indigenti. Cosa sono indigenti? In che senso? Lol. Qua l'abbiamo quasi tutti, no? Ieri, sì. E gli altri sono tutti a posto. Ah, c'era forse questo? Edelred, il sempre pronto. Medievale, date sconosciute. Famoso per la propensione a offendersi senza motivo e a lanciare maledizioni sugli innocenti. Morì in prigione. Si chiama sindrome di Tourette, quella. Attenzione, c'è un altro. Aesalon, antica Grecia. Ok. Il primo animagus di cui si hanno notizie. Era in grado di tramutarsi in un falco. Che fico. Un falco, che fico, che fico. Allora, qua lì non ci possiamo andare. Allora, vediamo un po'. Questa? Per vedere cosa c'è oltre questo ritratto, dobbiamo non possiamo andarci la parola ancora. D'ordine nel negozio. Pensavo di averci già la parola d'ordine, invece non ce l'ha data ancora. Panciottone. Panciottone ci siamo già andati, mi sembra. O sbaglio? Sì, ci siamo già stati a Panciottone. Via, via, via. Non c'ho voglia di nuovo di combattere contro quei tipi. Via. Allora, non mi ricordo dov'è che eravamo andati che c'erano altre. Aspettate. Ehi, Harry! Questo? Charlotte. Ok, questo l'abbiamo già fatto. Non era qua. Qua mi sembra che non c'era niente. Di qua! Finiscila di urlare e stonare mentre mi chiami. Uffi. Uffi. Comunque la mia creatura magica preferita, ragazzi, sono... aspettate che ve lo dico, che non mi viene il nome.
Non è questo. Per creatura magica era questo. Questi qua. G-Trash. E G-Trash. I G-Trash sono i miei preferiti. E invece i vostri? Dai, ditemi, ragazzi, che sono curioso. Sono curioso. Ok, qua era dove eravamo prima. Io ribadisco che vorrei andare di nuovo dentro la biblioteca, perché abbiamo perso tre enigmi, non abbiamo fatto. Quindi mi sa tanto che dovrò rifarlo da capo sto gioco, lo so già. Purtroppo è così. Ok, qua non si può. Cioè, qua dobbiamo fare la missione. E ok, di qua cosa c'è? Ah, qua ci possiamo accedere adesso. Dirigibili. Vabbè. Ah, ci sono anche i ragazzi stavolta. Attenzione. Di solito è sempre da solo, Harry. Ok. Vai. Ron è un po' lento, come al solito. Vai, perfetto. Ok. Ce ne manca solamente uno. Vediamo che succede. Wow. Che fico. Aspetta che anche qua c'è roba. Aspetta. Noi arriviamo da qua sopra, giusto? Spero non si chiuda. Oh, calderotti a volontà. Alomora. E figurina anche, attenzione ragazzi. Che figurina ci ha dato? No, mi sembrava un po' diversa, mi sembrava come figurina. No, qua ce le abbiamo già dette tutte. Forse qua? Questo? Billywig ha un lungo e sottile pungiglione che provoca vertigini seguite da levitazione. Che fico! I pungiglioni essiccati vengono utilizzati per la preparazione di diverse pozioni. Hai capito, ragazzi. Ok. E quanta roba che ci ha dato. Cioè, guardate quanta roba. Quanta roba. Ok, qua. Lumos. Ah, qua era dove eravamo prima. Ok, quindi questo qua è un altro enigma che abbiamo fatto, no? No. Non è uno degli enigmi che si pensava. Vabbè. Comunque, questa parte qua l'abbiamo fatta anche. Ottimo. Altre stanze qua non ce ne sono. Va bene. Però il problema è che noi mi sembra che abbiamo preso altre parole d'ordine. Ma dove sono che si aprono queste parole d'ordine? Ehi, Harry! Di qua! Mi sa che non posso prenderti niente, ciccio. Mi spiace, non puoi permettertela. Te l'avevo detto io. 60, ciaoone proprio, cioè. Allora, vediamo un po'. Secondo me non posso ancora fare determinate cose. Sì, qua non posso ancora fare niente. Ok. Allora, era il secondo piano. Dovremmo forse già poterlo aprire il secondo piano. Mi ero dimenticato il salvataggio. Ok, il secondo piano possiamo aprirlo, vediamo. Incantatore di formaggio. Incantatore di formaggio, perfetto, ok. Qua dobbiamo decidere dove andare, quindi andiamo prima qua. Andiamo a scatenarci, yeah. Spero che siete qui per darmi una mano. Lì dentro c'è un libro mostruoso scatenato. Sì. Ciao, libro mostruoso. Collezione ogni volta che sconfiggerete tutte le pagine, in tutto ce ne sono 5. Perfetto. Non ti preoccupare, ce ne occuperemo noi. Buona fortuna. Resterei volentieri ad aiutarvi, ma sono in ritardo. Sì, davvero in ritardo. Che stronza. Ok. Dai, esci, caro. Io prima poi capirò il perché. Perché ha fatto sto gran casino.
Il prefetto ha detto che se... Ma perché devono fare sti rumori forti? Vorrei capire. Ok, il primo è fatto. Io chiedo scusa per il rumore, ma non posso abbassarlo. Purtroppo. Vai. Yeah. Siamo stati davvero grandi. E via, anche il secondo è a posto. Dai, che ce ne mancano solo tre. Questa qui, tra l'altro, è una sfida che dobbiamo proprio fare, ragazzi. Perché nel gioco dobbiamo proprio farla, questa sfida qua. Vai. Oh, cazzo. Ron. Vai, vai. Maledetto. Maledetto. Ok. Proprio tantissimo. Dai ragazzi, mettiamoci proprio in fondo, che almeno così riusciamo a farlo molto meglio. Ecco, spostatevi da me. Bravi. Vai, vai. Victus empriamo. Vai a cacare. Bella. Bella, bella, ottimo. Sconfiggendo quel mostro ci guadagneremo l'ultima figurina della serie. Esatto, dai. Ultima per fortuna. Vai. Ultima sfida. Bellissimo. Vai. Dai, dai, dai ragazzi, dai ragazzi, che ce la facciamo. Wow, che pelo. Dai, dai. Dai che abbiamo fatto il mostro. Sì ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E via. E così il libro mostro dei mostri è sistemato. Un po' mi dispiace. Avremmo potuto provare ad addomesticarlo. Ma va a cagare, Hermione. Sì, infatti, diglielo un po'. Ron, di andare a cagare, Hermione. Allora, qua cose non ce ne sono da fare. Quindi direi di leggerci... Intanto, come vedete... No, come vedete, un belin. Come vedete abbiamo fatto anche 5 su 5, quindi questo è tutto completo. Siamo riusciti a farle tutte, ragazzi, quindi siamo tranquilli. Allora, dove sono? Qua. Eccolo qua. Baba Yaga, medievale, date sconosciute. Megera russa che dimorava in una capanna eretta sulle gambe di un pollo gigante. Lol. Mangiava bambini a colazione e probabilmente anche a pranzo e per l'ora del tè. Baba Yaga, come quella di Drizzt, però quella di Drizzt c'ha le tettone. Malodora Grimm, medievale, date sconosciute. Celando la sua natura di strega grazie ad uno specchio magico, riuscì a sposare un re. Divenne gelosa della ragazza più bella del regno e le fece mangiare una mela avvelenata. Quindi la bala addormentata, Letizia tipo. Sommers, cioè, scusa, Biancaneve. Medievale, date sconosciute. Fece pungere con un fuso avvelenato la figlia del re, di cui era gelosa. Attenzione. Il mago risvegliò la bella, baciandola con le labbra bagnate di pozione rigeneratrice. La bella addormentata. Anziana madre Abbard, medievale, date sconosciute. Attirava gli animali randagi nella sua dimora, per poi farli morire di fame. Mizzica. Cordelia Misericordia, 1298-1401. Rappresentante delle streghe al summit del XIV secolo del Consiglio dei Maghi. Ah, ok. Ok ragazzi, allora ce ne mancano ancora due, qua ce ne mancano cinque, tre e poi qua ce ne mancano ancora otto. Va benissimo, dai ragazzi.
Allora, facciamo così. Stacchiamo qua per il momento e ci vediamo con il prossimo episodio direttamente, ragazzi. Ok? Ok, ragazzi, vi ringrazio. Alla prossima. Ciao, belli!